fiamma al giorno, energie del 13 di febbraio. Scegliete la vostra variante, ametista, stella, cristallo di rocca. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 13 di febbraio per tutte le tre varianti. Questa era uscita per prima, quindi c'è qualcosa che si manifesta, un cambiamento, un'azione, qualcosa che sblocca una situazione a cui avete lavorato da tanto tempo. Ecco, è un po' come se fosse la consapevolezza che vi guida a un'azione, una consapevolezza raggiunta attraverso l'energia di Urano. Qua c'è stato qualcosa che avete compreso, magari proprio con le energie fortissime anche della luna nuova in acquario che c'è stata il 9, tra il 9 e il 10, e quindi insomma abbiamo qualcosa che si sblocca. Guardatelo qua, vedete che c'è proprio il senso di vincere una partita, vincere, sbloccare qualche cosa, il potere del creare un avanzamento. E questo mi parla di o di relazioni o di accordi o di contratti, ecco, qualcosa a cui avete lavorato da tanto tempo, quindi si sblocca, c'è un avanzamento, c'è un movimento, c'è qualcosa che cambia. Vediamo un po', sì, si manifesta qualcosa di nuovo. Vediamo un po', stella. Allora, vediamo un po'. Vabbè, allora queste sono cadute per ultime, prendiamo le prime. Allora, sì, qua c'è qualche cosa che finalmente si muove. Ok, qua mi stanno dicendo che in realtà, ecco, c'è un cambiamento che però dovete andare a creare attraverso ancora un lavoro sul passato. Quindi il cambiamento ci può essere, ma deve essere ancora portato in consapevolezza. Qualcosa che ancora vi fa parte del passato, che vi sta ancorando ancora al passato. Quindi questo cambiamento ci può essere. Lavorate tanto però su qualcosa che ancora in questo momento sta rallentando tutto. È in vista il cambiamento, ma dovete ancora operare qualche piccolo, diciamo, aggiustamento, su qualcosa che vi sta radicando al passato e vi impedisce appunto di portare a manifestazione questo cambiamento. È un qualcosa che capirete essere il punto di sblocco. Può essere uno schema, un programma, può essere qualcosa che vi ha legati e che non vi ha un po' incatenati e che, di cui non eravate consapevoli. Arriva la consapevolezza proprio attraverso il lavoro individuale, il lavoro sulle energie, il fatto di guardare tutto dall'alto e uscire dagli schemi. Ecco, ce la farete. Avete anche il favore delle stelle. Vediamo un po', cristallo di rocca, perfetto. Allora, qui mi stanno dicendo che c'è del fuoco che vuole essere manifestato, un fuoco che ha l'energia, ok, un fuoco che ha bisogno appunto di manifestarsi, ma ancora c'è da portare a termine qualche cosa. Quindi il lavoro interiore deve essere fatto, la manifestazione, guardate quanto Marte, c'è un po' di, come dire, di impazienza. Ecco, ricordatevi che il movimento, il cambiamento può avvenire se però portate a termine definitivamente, diciamo, una fase della vostra vita che fa parte appunto di un lavoro interiore. Quindi non abbiate fretta, tutta questa propulsività di Marte, ecco, andate proprio a completare il lavoro interiore, perché qua fin quando non c'è unione di corpo e anima, quindi la consapevolezza che arriva alla luce, ecco, tutto può accadere, ma solo se ovviamente avete portato a termine il vostro lavoro di pulizia interiore. Quindi c'è ancora qualcosa da fare, non abbiate fretta, guardate, doppia carta, attenzione, siete ancora nella fase di completamento del passato.